L'eutrofizzazione è un processo causato dall'arricchimento in nutrienti, in particolare composti dell'azoto e o del fosforo, che determina un aumento della produzione primaria e della biomassa algale con conseguente alterazione delle comunità bentoniche e, in generale, diminuzione della qualità delle acque. L'immissione nell'ambiente marino e costiero di azoto e fosforo può derivare da fonti puntuali, quali scarichi di trattamento delle acque reflue, di processi industriali e di impianti di acquacoltura, e da fonti diffuse, ad esempio il dilavamento delle superfici agricole e le emissioni dei trasporti. Il descrittore 5 della strategia marina richiede che venga ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, con particolare riguardo ai suoi effetti negativi per la biodiversità e per il degrado dell'ecosistema. A tal fine è previsto il monitoraggio delle variabili fisico-chimiche e dei nutrienti, della clorofilla A, la stima dei carichi di nutrienti da fonti fluviali, da acque reflue, da attività di acquacoltura in mare e da deposizione atmosferica.